l'amatista violetta, no, beh, buona, e l'ho presa. La ricarica per il sapone? Sì, per lavarsi le mani. Ok. Ed è la spuma di champagne, violetta. No, champagne, come si dice? Spuma di campagna. E oggi vado per attaccare la lavatrice, vedo che c'è tutta la schiuma, tutto, ma che poi mai c'è sto lavoro qua? Ed era piena, io so che era quasi vuota. Cosa hai messo qua dentro? No. Ah, ho messo quello lì che c'è lì, ma dico, quello è per le mani. Qui è il lavoro stesso, no? No, caro, no. Fa la schiuma. Ma fa tanta schiuma. Sì, deve fare solo un po' di citrico. Sì. No, deve fare tanti risciacqui in più e non c'entra niente. Perché devo consumare di più? Ma sai cosa fa lui? Per lavare due cose, acqua aperta tutta andare. Tu alle volte io ti vedo, apri per delle cose lì da poco, poi non si lava la roba con acqua corrente. Metti un po' d'acqua o in un tegame o nel lavandino se hai tanta roba e lavi la roba. Cadi l'acqua con il condensatore, metti l'acqua là nel tegame. Poi se è per fare, perché poi lui ha un vizio, fa qualcosa, sporca dappertutto, ma non è. Allora io lo dico sempre, io magari mi ero appena seduta, sono stanca, non vuoi pulire, non sporcare, stai attento. Perché tu non puoi mangiare una stronzata e fare l'olio dappertutto, anche per terra, eh. Tu lo sai cosa faceva prima? Andava con i piatti fuori, magari per parte e mi faceva tutta la scia in casa e anche sul balcone. Già hai rotto tutto il cazzo, un coppa la cucina, uova, latte, tutta la puttana di mamma, devo cucchiare bagnato in da farina. Io allora di lì gli ho detto, guarda, intanto lo scoli, poi prendi quei sacchettini e si mette tutto lì dentro. E si esce col sacchettino e vedi che non è, infatti non succede più niente. Non hai voglia di pulire, e allora non sporcare, stai attento a quello che combini. Io no, non puoi non sporcare un secondo. Io no, tu sai cosa fa a letto, alla sera va a letto le 8, le 9, io no, io di giorno non mi riposo mai e alla sera vado a dormire minimo 11 e mezza, mezzanotte, prima non vado mai e l'ha fatto capire. No, sembra che questo va bene. Ma oggi è lunedì? Sì. Ah, allora stasera c'è andata bene. Sì, io mi guardo, sai se è ancora finito? Alle 2. Alle... Quando sono giù, beh, sento le canzoni, già mi prendo, il morale già va su. Tutto. La vaccinata. Sì. No, è la vaccinata, credo. Che cosa allora? Però vaccinata, non vaginata. Gerusalemme? Sì. Gerusalemme, quella la conoscete, no? No. Come andiamo noi ce la suonano sempre, perché noi cioè, siamo un gruppetto che la sa ballare bene. Sì, sì, non mi voglio, perché ci va il mio gruppo per farla. Poi. Ce ne sono che ballano ancora bene lì dentro, eh. Io sono emiliana proprio di... Ah, sì, il ballo liscio lo ballo bene. Ma dove vai? Ma sono tutti accoppiati? C'è solo uno che è quel ballerino che ogni tanto ci fa ballare a me, Silvana. Quello va bene. Ma ogni tanto sa che noi facciamo il ballo piemontese, sai, quello con i tre passi, lo stacchetto. No, non lo conosco. Che non tutti lo fanno nel valzer. Cioè lo giri tutto, però fai tre, all'inizio fai tre passi. È tipo il ballo del pinguino? No. Quanti anni ha? Ne ha tanti, ne ha ancora più di me. Infatti quando me l'hanno detto ho detto no. Più o meno di 100? Dai, meno, se lo vai? A me viene troppo. Ogni tanto? Ho vizio di fumare. Io no. Io quando ho deciso di smettere, come una cretina le compravo. Cosa succedeva? Che dopo il caffè andavano. Quello è il punto. Poi dopo ancora. Allora lui se ne accorgeva, poi me ne nascondeva, le rompeva. Perché poi io mi parlo da sola, no? Dico Lidia, o ti dai una calmata, o vai a fare il culo proprio del tutto. Pare al panico. Se le compri, le fumerai sempre. Beh, a me mi sgridavi comunque. Non ti ho mai alzato le mani per le sigarette. Ma quella volta del mattarello? Ma non era per quello, magari. Ti ho picchiato col mattarello io. Mamma, ti ricordi che mi hai rotto l'osso? Io? Mamma. Ma sai, col mattarello? Ma non è vero! Non è vero. Ma vedi, dai! Non è vero. Ma però mi hai rincorso col mattarello. Sì, ma non ti ho fatto niente. E cosa hai fatto? Ho rotto un vetro. L'hai dato sulla porta del bagno. Ah, quello sì, quello me lo ricordo. Che hai lasciato i segni. Sì, col mattarello. Sì, è vero.
Quello l'ho fatto. Sì, ma lui era un cuore, perché frequentava un tipo che non mi piaceva, ti ricordi? Che poi dopo ho saputo che si faceva. Cosa faceva? Guarda come andava vestito questo. Aveva i pantaloni tanto così più lunghi. E quando camminava li trascinava, perché o erano bagnati o erano. E poi non so perché non mi piaceva questo a me. Mi guardava sempre quella faccia, non mi piaceva. La sua faccia, non è che ti guardava male. Sì, vabbè, allora era brutta. Dai, che poi questo qua, dai, si drogava, cos'era? Faceva, come si dice? Ah, si faceva, tu intendevi sì. Con la droga, sì. Dici? È stato un periodo che portava sempre due o tre ragazze lì, era l'albergo di ragazze. E io le dicevo tutte le sere no, ti ricordi? È lì che ho litigato forte. È la stessa volta che ti ho fatto il disegno. Sì. Ah sì, senti cosa mi ha scritto. Ho fatto un disegno sì. Con la sua testa, che invece di esserci la sua testa c'era la merda. E l'avevo scritto testa di merda. Ma non solo, avevi scritto altre cose. No, vecchia stronza. Sì, quello che aveva detto. Vecchia stronza. Tu mi avevi risposto tipo vecchia sì, ma stronza. No, sì, me lo ricordo. No, me lo ricordo. E quell'anziano che poi tu giocavi al pallone nel cortile, era andato il pallone vicino alla sala cinesca e ti voleva alzare le mani, ti ricordi? Sì, ti ricordo. E io l'ho preso a pugni perché gli stavo dando tanti in quelle botte. Che bello, Sai cosa dicevo lui quando era piccolo? Vediamo se sono importa. Io ho sempre detto a lui, la verità serve. Non me lo dite dopo però, perché io non saperlo dopo è lì che vado in bestia io. Se me lo dicono prima, ma io sono così in tutto. Ma prima di cosa? In che senso? Prima di farle le cose. Vabbè, ma non so la verità se non ho ancora fatta quella cosa. Però dopo mi dici la bugia. No, dopo. La faccio e poi dopo penso. Cosa faccio? Dico la verità o io dici la bugia? No. Ve l'ho insegnato sempre a dire la verità. Cos'eri? Cosa? Cosa volevi far vedere? Ho fatto un video, però volevo far vedere, mi sa, domenica, quelli delle vacanze. Sì. Ci ha fatto il pane, poi ce lo portiamo. Se vedi Stella ti spaventi. Cioè, c'ha il visino così, però è... Cause the eyes of the ranger are upon you. Io no.